Tutti hanno usato le gomme da cancellare, ma molti hanno smesso di usarle con la fine della scuola, preferendo la penna alla matita. Alcuni le usano anche da adulti per motivi professionali, mentre qualcuno le gomme le colleziona. Si tratta della presidente della carnevalesca Maria Flora Giammarioli, che ne possiede circa 1500 e le ha esposte in una mostra inaugurata sabato scorso a Palazzo Bracci Pagani dal titolo Una sgommata con la presidente, alla presenza del sindaco Seri e dell'assessore alla cultura Cora Fattori. Pezzi di ogni forma e marca che conserva da circa 40 anni, gomme di ogni colore, dalle classiche da ufficio a quelle a forma di animaletto, cartelli stradali, frutta, strumenti musicali, torte, gelati, a quelle del Mulino Bianco degli anni 80, gomme capaci di destare curiosità e meraviglia. Le collezioni possono essere delle più svariate, lei ha scelto di collezionare gomme da cancellare. Ebbene sì, sono circa 40 anni che colleziono gomme da cancellare. Fare questa mostra sembra una follia, però è realizzare un sogno. Sono tornata bambina, sono troppo felice. I collezionisti sono un po' matti, no? Quindi sto ricercando gomme, compro gomme a tutto andare, insomma. Quindi che bello, sono molto felice. Ringrazio Claudio di aver curato questa mostra, perché lui dà sempre un tocco di eleganza a tutto quello che tocca. E lui questa mostra la chiama follia. Sì, è vero, perché i collezionisti sono anche un po' folli. E quindi a Carnevale ho pensato che poteva essere il posto giusto, perché Carnevale è il posto della follia. Ce n'è una a cui è più affezionato, più legata o che ha un ricordo particolare? Sì, ne ho una che in realtà non ho più. Erano un paio di occhiali viola a grandezza naturale, tutti di gomma, che sono andati distrutti perché ovviamente la gomma col tempo si secca, e fu una delle prime gomme. Era una gomma bellissima, ce l'ho nel mio ricordo. Invece una strana? Sì, tutte le gomme dedicate al suolo lunare, ci sono alcune gomme che proprio rappresentano i sassi lunari, sono tutte un po' strane, tutti di colori strani, un po' strampalate, e quelle sono molto carine. Curatore della mostra, il noto artista fanese Claudio Pacifici, che ha combinato il suo estro alla fantasia della presidente. Claudio Pacifici, lei è colui che ha curato questa mostra? Sì, cioè, io sono il curatore di questa follia praticamente, che solo Flora può fare cose di questo genere. Una mostra fatta di queste gomme che sono veramente una cosa deliziosa, e si trattava solo in modo di esporle, di farle vedere e di far partecipe le persone di questa follia. Fino a quando è visitabile? La mostra è visitabile per tutto il periodo di Carnevale. Quindi fino a metà febbraio circa? Fino a metà febbraio, sì.